Dunque, ho deciso che siccome avevo appena fatto la doccia, ho deciso di assumere un look mistico con l'accappatoio rosso, no? Si sa, chi mi conosce da molto tempo sa cosa significa. Non significa sono un monaco comunista, ha un altro significato. Comunque, tanto per cambiare look, no? Dato che il mio aspetto a qualcuno sappiamo che suscita ribrezzo, no? Ecco, mi sono incappucciato così per darmi un tono misterioso, ecco, mistico e misterioso. Purtroppo l'argomento non è per nulla mistico, anzi è particolarmente profano e soprattutto abbastanza squallido, dato che parliamo delle due Camere italiane, Senato e Camera dei Deputati. Allora, l'ultima volta ero rimasto, dopo la breve parentesi misticheggiante dedicato al libro di David Katz, ecco, La tradizione occulta, che ha lasciato il suo segno, come potete vedere. Riprendiamo con l'articolo 63, che dice così: l'articolo 63 della Costituzione, ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Io ho espresso qualche perplessità riguardo questa norma, vabbè. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera dei Deputati, no? Cioè, fin tanto che Camera e Senato si riuniscono separatamente, ognuno ha il suo presidente. Quando si riuniscono insieme, cioè c'è una riunione di tutto il Parlamento, dei 630, dei 630 deputati, dei 315 senatori, allora c'è, cioè, tutto il Parlamento insieme, allora la presidenza è tenuta dalla Camera dei Deputati, cioè vediamo che la Camera dei Deputati deve avere la prevalenza sul Senato. Perché sia così, faccio solo ipotesi. Innanzitutto la maggioranza vince, si dice, no? Essendo i deputati di più dei senatori, e poi forse perché la Camera dei Deputati è quella che approva le leggi, se non vado errato, no? E forse la cosa è legata a quello. E c'è da notare che finora, negli articoli della Costituzione, non viene detto perché ci siano due Camere, perché ci sia una Camera dei Deputati e ci sia una Camera del Senato, né quali siano le loro funzioni. Spero che dopo, negli articoli successivi, si riesca a capirla. Altrimenti, se non è chiaro, possiamo dire che nella Costituzione c'è un bel buco. Ecco, un bel buco esplicativo. E comunque adesso continuiamo, vediamo. Passiamo oltre l'articolo 63 e passiamo all'articolo 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche, tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentite ogni volta che lo richiedono. Allora, articolo 64, abbastanza complesso.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti, no? Cioè le due Camere hanno regolamenti diversi che però seguono la maggioranza assoluta dei suoi componenti, cioè cosa si intende per maggioranza assoluta? Qualcuno forse può non sapere che c'è una differenza fra maggioranza assoluta e maggioranza relativa. Cioè, faccio l'esempio. La maggioranza assoluta è quella, la maggioranza che è più del 50%, riguarda il più del 50% dei componenti di un gruppo. La maggioranza relativa è quella che costituisce diciamo, la parte più grande fra le varie parti in cui può essere diviso un gruppo. Mi spiego meglio. Ci abbiamo 10 persone. Allora, che prendono tre strade diverse, tre scelte diverse, mettiamo, no? Mettiamo che 7 prendono una decisione, 2 ne prendono un'altra e un solo membro prende la terza, no? Allora, diciamo che i 7 che hanno seguito una delle tre opzioni costituiscono la maggioranza assoluta perché sono più del 50%. Ecco, e se invece poniamo sempre lo stesso gruppo di 10 persone con tre opzioni diverse, ma capita che 4 prendono una decisione, no? E 3 ne prendono un'altra e altre 3 ne prendono un'altra ancora, no? Allora, cosa succede? Che il gruppo che ha fatto, che ha preso l'opzione, che sono solo 4, sono meno del 50%, non sono la maggioranza assoluta, sono la maggioranza relativa, perché sono comunque, anche se non costituiscono la maggioranza del gruppo, costituiscono il gruppo più numeroso rispetto agli altri due, no? Ecco. Quindi, qui viene detto che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Cioè, credo che voglia dire che se il regolamento non. Cioè, faccio un'ipotesi, perché sinceramente sto parlando di cose che non conosco e quindi io interpreto. Se qualcuno ha un'altra interpretazione da dare, ben venga. Perché quello che sto dicendo sono solo ipotesi, sto solo cercando di capire. Dunque, cioè quando il regolamento non è approvato dalla maggioranza assoluta dei suoi comportamenti, dei suoi componenti, non è valido. Ecco. Oppure potrebbe voler dire che non tanto il regolamento, ma le scelte che vengono fatte sul regolamento, cioè vengono regolate secondo il principio della maggioranza assoluta. La seconda ipotesi è la più probabile, secondo me. Le sedute sono pubbliche, tuttavia ciascuno delle due Camere, il Parlamento a Camere riunite, possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Cioè, vediamo che ecco, questo capoverso a me non piace per niente, perché è poco chiaro, no? E poi è ambiguo e suona antidemocratico. Cioè le sedute sono pubbliche, cioè quando il Parlamento si riunisce, chiunque può assistervi, no? O comunque si può far sapere che cosa si è deliberato in questa riunione e che di cosa si è discusso. Tuttavia, ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Significa che quando il Senato si riunisce per conto suo
e quando la Camera dei Deputati si riunisce per conto suo, possono anche fare delle riunioni segrete. E anche quando si riuniscono tutti e due, quando tutto il Parlamento si riunisce, possono comunque fare delle riunioni segrete in cui nessuno che non faccia parte del Parlamento può sapere che cosa si è deliberato, che cosa si è fatto, che cosa si è detto. Ora, significa che ci sono delle riunioni di cui il popolo, non può sapere nulla, no? Cioè, non viene fatta una riunione segreta e il Parlamento decide per conto suo, ignorando completamente il popolo. Perché non viene, cioè non ha modo di esprimere il suo parere, perché non sa cosa è successo. Uno innanzitutto può dire: ma quali sono le situazioni in cui è necessario che il Parlamento si riunisca senza far sapere all'esterno di che cosa si parla? Io dico, quando si nasconde qualcosa, no? Potrei dire una frase molto più semplice, l'ho presa dalla Marvel, da un personaggio della Marvel. Quando qualcosa puzza, io dico che o è marcio o ha bisogno di un bagno, no? Che significa? Quando stai nascondendo qualcosa, significa che o stai facendo qualcosa di sporco, o in realtà dovresti un po' parlare dei problemi che hai, no? Ecco. Perché magari lo stai nascondendo perché hai paura di farli sapere, no? Cioè, appunto, o sei marcio, o hai bisogno di un bagno, hai bisogno di parlare con qualcuno. Ecco, ora io dico, quando un governo, no, un Parlamento nasconde qualcosa al suo popolo, o sta facendo qualcosa di losco, oppure ha paura di far sapere di cosa sta parlando, di cosa sta discutendo. Magari anche con dei buoni motivi. Però, allora, cioè, nel primo caso è da condannare completamente, se sta facendo qualcosa di illecito. Nel secondo, allora bisogna stabilire quando è che è opportuno nascondere al popolo, qualcosa, no? E perché? Può anche darsi, no, che cioè, adesso, senza tirar fuori le storie che si vedono normalmente nei film, no? Quando è che il governo nasconde al popolo, no? Se non si tratta di cose losche, schifose, scandali vari, no? Che si cerca di nascondere, magari è quando c'è l'invasione aliena, allora il popolo diventerebbe isterico e perciò bisogna nascondergli perché, per il suo stesso bene, perché perderemo il controllo della situazione, no? Allora non li facciamo sapere. Ora, invasioni aliene finora non ce ne sono state, quindi bisogna trovare un altro motivo per nascondere al popolo una riunione segreta, no? Cioè, viene da domandarsi, no? Non so, dichiarare guerra? Ovviamente ciò, la cosa non la si può nascondere, cioè, viene da pensare che questa norma sia stata, sia come dire, un sistema per pararsi il culo, cioè permettersi una via, una scappatoia, cioè con cui il Parlamento può svicolare se appunto ci sono di mezzo degli scandali, ci sono di mezzo delle situazioni losche, allora il Parlamento ne può discutere nascondendo al popolo la verità perché appunto non laviamo i panni sporchi in pubblico. Ma può un Parlamento evitare di lavare i panni sporchi in pubblico? È lì la questione, no? Qui però in ogni caso non viene spiegato perché. Dunque, continuiamo a vedere, insomma, queste norme che finora, come ho fatto notare, spesso sono ambigue. Così come sono, non dico che siano ambigue di per sé, ma come vengono formulate, sono ambigue, sono decisamente ambigue e sospette.
Dunque, possono in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Intendersi maggioranza assoluta, ovviamente, perché lì o sei assente o sei presente, una delle due, di conseguenza la maggioranza è sempre assoluta. Per fortuna, no? Ecco, per fortuna che c'è, insomma, se non è presente nessun, cioè non è sufficiente il quorum, cioè non c'è la maggioranza, allora non si può, qualsiasi deliberazione non è valida. Con questo sistema, ovviamente, si può boicottare tante cose, cioè per esempio si fa una riunione per, che so, ridurre lo stipendio dei parlamentari, verranno in due o tre, quelle 4 o 5 persone oneste, tutti gli altri diserteranno, perché di qualsiasi deliberazione si faccia la maggioranza non c'è, no? Ecco. E in questo modo, cioè, con l'assenteismo sistematizzato, tu boicotti tutte le leggi che non ti va che vengano discusse. Adesso io non so se questo metodo viene adottato spesso e volentieri, no? Ho preso l'esempio, cioè mi è venuto in mente di quella volta che è stata fatta una riunione proprio per ridurre gli stipendi dei parlamentari e non è venuto quasi nessuno. Chiaramente perché non si voleva alcuna riduzione del corso. Uno dice, beh, potevano anche votare tutti quanti contro. Bisogna vedere, probabilmente come dire, sarebbe stato un modo per rischiare di perdere controllo della situazione, andare comunque e votare no a qualsiasi riduzione, probabilmente era proprio per non correre rischi, no? Meglio boicottare fin dall'inizio. Adesso io sto facendo solo delle ipotesi, cioè sto dicendo quello che io, privato cittadino, trovandomi di fronte a queste norme, pensando al comportamento dei parlamentari, cosa se ne può dedurre, logicamente. Naturalmente, dall'alto della mia ignoranza nera, no? Chi ne sa più di me può dire di più. Allora, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti? Cioè, ovviamente poi bisogna che ci sia anche la maggioranza dei presenti, no? Salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Si suppone che questa maggioranza speciale sia definita meglio, cosa si intende per maggioranza speciale, in altre parti della Costituzione. Per il momento ipotizziamo che poi ci verrà spiegato, però non lo so se poi ci verrà spiegato. Allora, i membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obblighi, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Dunque, i membri del governo, cioè, viene specificato che c'è un governo che non fa parte delle Camere. Quale? Non lo so. Ci sono membri del governo che non fanno parte delle Camere? Vi dirò, non lo sapevo, perché io sono ignorante come una capra, eh? Non pensate che io sia intelligente perché solo perché sono laureato in filosofia. No, sono un povero idiota. Lo dico sempre, in fatto di politica e di economia sono un povero idiota, portate pazienza. Però sono uno che vuole imparare, perlomeno. Quindi non sapevo che ci fossero dei membri del governo che non fanno parte delle Camere. Anche perché non so cosa si intende allora per governo. Io ho sempre creduto che il governo fosse il Parlamento preso nella sua totalità. Hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Cioè possono, anche se non fanno parte del Parlamento, possono assistere alle
alle sedute, no? E se richiesti obbligo, cioè possono essere anche obbligati a far parte di queste sedute, ad assistere a queste sedute, devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Cioè possono anche, appunto, partecipano attivamente, possono far sentire la loro voce, possono sentire il loro, cioè possono far sentire il loro parere e di conseguenza, se chiedono, bisogna ascoltarli. Se chiedono di essere ascoltati, bisogna ascoltarli. E qui devo chiudere, arrivederci.